la magia e la superstizione, soprattutto, quindi, la superstizione. Soprattutto la superstizione, credo che sia anche molto legata come al solito al nostro territorio, non è vero ma ci credo, quindi le persone che vogliono sempre in relazione alla tematica presentare una canzone, un testo poetico, un testo in prosa, teatrale, sono ben accetti, anzi ci fa piacere, perché come al solito noi la prima parte la dedichiamo un po' alla parte, diciamo, introduttiva, comunque di espositiva sulla tematica, sull'argomento, poi di volta in volta gli artisti che si vogliono esibire presenteranno qualche testo in relazione alla tematica e poi ci sarà l'ultima parte dedicata un po' all'angolo del poeta, del cantante che vuole esibirsi, così per dare un po' spazio a tutti. Va bene, grazie. Allora iniziamo con la professoressa Elena Scuotto, che ha preparato una bella relazione sulla... Non lo so se è bella. Di molto interessante sicuramente. Non lo so, questo non lo so. Ho cercato di fare del mio meglio. Comunque la tematica della prossima volta è sempre in relazione al nostro territorio, che come dice giustamente la signora, non tutti siamo superstiziosi. Però i napoletani sono in genere superstiziosi, ci sono dei testi teatrali che riprendono questa superstizione, quindi chi poesie che riprendono questo, canzoni che riprendono questo, quindi chi vuole si può anche quindi fare una ricerca, diciamo, per conto suo, quindi esibirsi su questo tema, che comunque per la nostra città è un tema di grande attualità. Monacello, Edoardo De Filippo, non ti paga, è inutile che vi dico altre cose. Quindi noi quando decidiamo un soggetto, un tema da discutere, ci cerchiamo anche di scegliere un tema in cui voi comunque potete trovare qualche cosa da fare e da comunicare e da dire. Ora il tema che riguarda oggi è la donna, perché abbiamo avuto la settimana scorsa la festa della donna, abbiamo semplicemente posticipato di una settimana, dovrebbe essere il tema la donna e poi abbiamo detto anche l'amore, perché in genere, specialmente nel nostro territorio, questo tema della donna è quanto mai legato all'amore. Ora vi devo dire che la storia della donna e dell'identità del genere è un argomento molto molto ampio. Quindi mi hanno affidato l'incarico di fare questa panoramica, che non è per nulla facile, perché non solo prenderebbe non tanto un'ora quanto, diciamo, una settimana, se io volessi analizzare tutti i vari settori di questo argomento. E anche perché è un tema, la storia della donna e l'identità di genere è un tema talmente attuale che molto di recente sono nate anche cattedre universitarie, si fanno convegni, si continua a discutere senza che la donna riesca mai completamente ad assumere, io mi rivolgo alle donne, io sono un po' femminista, quindi assumere quel ruolo che gli è proprio, che le dovrebbe essere proprio, e che invece fa ancora fatica, specialmente in molti territori che non sono neanche i territori europei, a raggiungere questa sua autonomia. E questo lo sappiamo quotidianamente dalla televisione, che ci racconta cose terribili che succedono nel mondo. È chiaro che se noi vogliamo parlare delle donne dobbiamo parlare, sappiamo che le categorie femminili si dividono, sono molto ampie, abbiamo donne di cultura, donne diaboliche, donne sante, pittrici, autrici di teatro, autrici di romanzi, registe, imperatrici, regine, quindi avremmo dovuto fare veramente un'analisi profondissima. Io nel mio percorso ho deciso, preferito proporvi dei ritratti di 3-4 donne che ne ho scelte uno per periodo antico, periodo medievale, eccetera, per poter insomma parlare di qualche cosa di più concreto. Magari sono anche figure che voi avete abbastanza conosciuto, conoscete, oppure figure che non avete mai sentito, non lo so. Comunque speriamo che vi dica qualche cosa di interessante. Se noi cominciamo, diciamo, a percorrere la storia della figura femminile, cominciamo dall'antichità, tutti quanti, in gran parte voi professoresse, professori, quindi sapete molto bene che nell'antichità le figure femminili, specialmente nel mondo greco, specialmente nel mondo teatrale greco, avevano un posto molto predominante, quindi la tragedia greca è tutta incentrata su grosse figure femminili che si sono mantenute inalterate nei secoli, perché pur non avendo una loro funzione
di primo piano nella società dell'epoca, però in realtà nel teatro abbiamo figure come Alceste, Medea, Elena, Ifigenia, sia nel teatro greco, poi continuato nel teatro romano e continuato successivamente anche in altre forme teatrali particolarmente europee come Shakespeare, ma anche nella commedia. Nessuno di tutti quanti voi avete conoscenza delle donne al Parlamento di Aristofane, della Lisista di Aristofane, quindi sono comunque dei personaggi che vanno ad incarnare delle, diciamo, delle sentimenti che sono propri dell'epoca: l'amore, la purezza, la colpa, il dolore, lo strazio. Però sono personaggi che sono rappresentazioni non proprio della realtà, quindi personaggi comunque creati da autori di teatro. La donna invece nella società, diciamo, sia greca, romana e anche precedente a queste due società, quindi la stessa società antica babilonese, non aveva questa grande funzione sociale, perché c'erano la funzione che aveva la donna era sempre quella legata alla maternità, alla famiglia, e poi c'era una società molto più bassa che era quella della prostituzione, che come vedremo ha inizio diciamo in epoca antichissima. Nel mondo antico, noi se andiamo a leggere per esempio il mondo romano, abbiamo personaggi femminili di rilievo che, pur stando tra le quinte, non avendo una loro funzione ben precisa, hanno comunque manovrato la storia. Tutti quanti sapete di Tacito, tutti quanti sapete che Tacito ha raccontato quello che avveniva all'epoca di Nerone, tutti quanti sapete che ci sono, anche perché poi i film l'hanno pubblicizzato e tutto, personaggi femminili come Poppea, Messalina, che hanno fatto la storia dell'impero, pur non essere, sono state protagoniste dietro le quinte, come sono state protagoniste dietro le quinte molte favorite dei tempi successivi, perché molte favorite si sono accompagnate a re e imperatori, quindi dietro le quinte hanno fatto la storia. Dell'epoca antica io ho tirato fuori una figura molto particolare, che si ricollega a delle problematiche che sono ancora attuali. Questa figura è la figura dell'imperatrice Teodora. Poche parole, tutti quanti sapete che l'imperatrice Teodora è un personaggio che vive al fianco di Giustiniano ed era una meretrice di alto border, è una delle grandi meretrici dell'antichità, quindi svolgeva il suo lavoro di prostituta, era stato con moltissimi uomini importanti e alla fine era così bella, così come ci fanno vedere le sue raffigurazioni anche su mosaici, era bellissima, tant'è che l'imperatore Giustiniano, che non era un santo, che aveva conosciuto moltissime donne, era stato con moltissime donne, si invaghisce a tal punto che se la sposa e non la lascia più, si fa anche governare da questa Teodora, la quale, oltre a essere una donna particolarmente affascinante, era soprattutto una donna molto intelligente, per cui che cosa fa questa imperatrice? Al fianco dell'imperatore che non la lascia più, l'imperatore che in quel momento sta componendo il corpus iuris civilis, che è alla base del nostro diritto, decide di trasformarsi da meretrice in legislatrice, quindi aiuta, diciamo, su alcuni versi questo imperatore a creare una delle leggi che sono a favore sia della donna che subiva molte cose in quel periodo, sia anche della situazione della donna meretrice, della donna durante il matrimonio, quindi si devono a lei una serie di leggi, per esempio la pena di morte per lo stupro, cosa che non sarebbe male ancora oggi, per esempio il matrimonio che era tutto a favore dei maschi che potevano essere bigami, come sono bigami e ancora adesso in alcune parti del mondo, quindi stabilì che non si doveva fare così, furono stabilite delle leggi per il divorzio, fu consentito il divorzio, i bordelli, diciamo, le case delle meretrici che fu stabilito per legge che dovevano essere governati anche dalle donne per evitare i soprusi che venivano fatti dagli uomini. Quindi questa donna è la rappresentazione di una donna che nell'antichità, siamo nel VI secolo avanti, che dopo Cristo si configura non solo nella sua qualità di donna molto bella, molto affascinante, ma anche una donna finalmente anche molto intelligente che riesce a fare delle cose. Ora chiaramente questo discorso di una delle grandi
meretrici, delle grandi meretrici della storia, ci porta un attimo al problema della prostituzione. Molto rapidamente, non è che vi voglio fare una conferenza sulla prostituzione, ma diciamo che la prostituzione è anche, cioè è inutile che noi ci tappiamo le orecchie, perché la prostituzione, il discorso sulla prostituzione è all'ordine del giorno, oramai appena accendiamo il televisore sentiamo il discorso sulla prostituzione. Prostituzione che di questi tempi è diventata una piaga terrificante, sia non solo per il nostro paese, anche e soprattutto per i paesi orientali. Però la prostituzione ha delle origini molto antiche, ha delle radici molto vecchie, e già sapete tutti che prostituzione viene da prostituere, cioè mettersi in mostra, quindi un verbo latino che significa mettere in mostra, poi ha avuto una connotazione negativa. Però nel mondo antico, quindi nell'antichità, sia nel mondo occidentale che nel mondo orientale, questo diciamo mercimonio è stato sempre presente. Nell'antichità greca e nell'antichità latina c'era la prostituzione di tipo religioso, cioè le sacerdotesse quando dovevano offrire la propria verginità a quando dovevano diventare sacerdotesse, dovevano offrire questa verginità a uno che pagava, quindi i soldi non li pigliava la sacerdotessa ma li pigliava il tempio, quindi comunque era una forma di prostituzione. Poi si cominciano ad avere una serie di regolamentazioni nel mondo antico. Queste regolamentazioni costituiscono sia il luogo dove ci si doveva prostituire, sia una serie di leggi che andavano a stabilire delle norme molto, molto importanti, soprattutto nel mondo romano. Tutto sommato il mondo romano aveva delle categorie ben precise, c'erano quelle di alto bordo, quelle di basso bordo, e noi sappiamo anche attraverso la storia che la stessa Messalina andava camminando per i postiboli, questo è noto a tutti, e si andava a prostituire perché aveva necessità di piaceri sessuali. Ora, la prostituzione è nata, allora poi vedremo come prosegue, cioè non si ferma mai, neanche il cristianesimo riesce a porgere argine a questa cosa, perché se noi abbiamo da parte di un momento della cristianità con Sant'Agostino la condanna di questa prostituzione, se andiamo nel Medioevo, San Tommaso d'Aquino l'accetta questa prostituzione, dice che un male la vede come un male necessario, perché la prostituzione serviva a non far andare gli uomini tradire, a fare atti lussuriosi, eccetera. Quindi in realtà la definiva addirittura una forma necessaria come la cloaca delle case, quindi la prostituzione veniva accolta, anche se le donne che andavano a prostituirsi venivano trattate decisamente, decisamente male. Quindi alle vittime delle violenze, alla donna come vittima di violenze, soprattutto oggetto di discriminazione. E l'Europa si deve adeguare un poco a questa politica mondiale, ma soprattutto quindi iniziano una serie di direttive comunitarie che vanno nel senso iniziano a parlare di antidiscriminazione, proprio si inserisce questo concetto a livello legislativo comunitario, invitando gli stati membri a recepire queste direttive. Ma bisogna arrivare agli anni 90, perché con l'ingresso della Finlandia e della Svezia in Europa, al tavolo dei potenti si inizia a discutere seriamente di pari opportunità, si inizia a parlare di pari opportunità. Quindi nel bene e nel male dobbiamo ringraziare le signore svedesi e finlandesi che appunto impongono di parlare di pari opportunità, e soprattutto impongono di legiferare in materia e di obbligare gli stati membri a recepire. E soprattutto si passa da una normativa che tutelava la donna solo sotto il profilo appunto lavorativo ad una tutela che investisse tutti i campi un po' della vita, il campo sanitario, il campo sociale e anche una tutela economica. Maria, Maria, forse saranno stucchi a così bene. Maria, Maria, forse l'amore cambi il sinto cuore, ma in
insieme tra poche, ma senza stucchiature non canta più. Che fa si evasa tu e le data date, Maria, Maria. Io sono per sempre prima innamorata, Maria, Maria. Tu sei la mia, dimmi te. Ciao.
la gemia notata, crescendo la pupena e cussudore. Una vandacata giamma la spezzata, e tutte fronne cagne la colore. Carota, soggia e frutta e tutto quanto, era una roccia e essa so fatta amara. Mocora dice, oh, è giovinotta amanta, che cosa amara ti è nata. Era con mio canario innamorato, stu coro che cantai mattina e sera. Scenda carica e non lo sta sciatata, che mo non canta manca primavera. Chi voglia bene non ma fa felice, forse stanciera destinata e scritta. Ma pensa che hanno vinto antico di già, non sa com'hanno ancora che amasto zitto. Ti voglio bene, ti voglio bene, tu mi fai. Chiagnava amore, cago pianta mia, in tasta destra, chianta starà qua. Schioppa una bella rosa e magulia, a chi m'ha fatta chiagna caciamanna, la rica rosa mia, pompa verduona, si da scarpa sarà senza coscienza, c'è sta inudita caccia da ragione. Fa bene e scorda, ma si fa bene e tu mi fai amore. Con te stasera t'avevo detto che mi porta a fare io tenga faccia bianca più da cera e tu non ti è la forza ma parla. Tu sei la tua mandolina di Napoli, suonata di sirena, sino ma vuoi
casi amor, io non lo dico, casi stato tu. E Pusillaca, o Margellina. A domenica vinta a chiesa, suonava e cantava pure l'Ave Maria. Che sto violino era per Pascalina ricordi di famiglia, perché da tempo era passata da padre in figlio. Noi orno, un signore Goretta si fermai, dopo vennero la ricetta, e dopo avevano un buon prezzo. No, signori, la rispondette,
con cui si dice camp e isse tutta vita mia. O signora se ne ietta, ma la lascia in un biglietto cui capita indirizzo. Intanto Carmelina, a mogliere Pascalina, che a sette mesi era arrivata, forte dolore avette, in ospitale fui ricoverato. Carmelina sa passai brutta, e io figlia nascetto morta. Pascalina ci aveva perduto chi lo bello e carnale creatura, ma non c'era essere un brutto dolore, la ricetta una cucina. O figliarella tua, che è nato prematuro, e picciorilla piccirilla, io tenevo sotto cura, e ancora non lo può vedere. E ma poi se che facetta? Pigliai il biglietto, trovai un signore, io violina da valletta. E poi con l'aiuto e un buon sansara, contrattai o creatura e una figliola sfortunata, che a pochi giorni era scravata. Ma era stata abbandonata, a nome senza cuore. Carmelina in ospitale ha detto piccerilla, bietto su mattetta, e ho latto su ricevetta, e per l'allaria ha detto a miglioria, e a casa su ritornai. A mattina apprese Pascalina in buon'ora sai, e dice ti vado molto a faticà, a così meglio potremmo campare, perché mo si m'attrenta sta famiglia. Carmelina fui contenta, ma poi girando da casa, ho violino novaretta, e pensai al brutto fatto che ci stava sotto. Però essa sapeva quanto bene un marito lo voleva e quando una sera Pascalino tornai, Carmelina sotto la porta da casa lo aspettai. Essa arrivai stanca, surata, se l'abbracciai e io vasai, sostrignetta un goppo pietta, ma non parlai, niente ricetta, ma quanta lacrima alla carettera e chiagnetta, e come chiagnetta. Voce sempre della vita, ma della tua è tutta la cosa. Sto suona così bello, forte e dolce, o riconoscere via fra cento voci. No, degli tuoi non son cordonale, quel cuore di un violino stradivane, son rare preziose. Si parla, si canta, la gente soccante, che notte lo d'ora, che l'anna d'allore, spinone speciale,
stroppo dovesse accesa e fosse proprio così, perché il combatto davvero femmine combatte. Thank you.
amati per un anno e forse più. Ce l'avamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma la sera ci incontrammo per fatale combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un portone. Elegante nel suo velo, col suo bianco cappellino, dolci gli occhi sul cielo, sempre mesto il suo visino. Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta di un ultimo piano, quando d'inverno al mio cuore si stringeva, come pioveva, come pioveva. Come stai? Le chiese un tratto. Bene, grazie, disse tu. Non c'è male poi distratto, guarda che acqua che viene giù. Ho l'ombrello che accompagno, grazie, non ti disturbare. Ho l'ombrello che accompagno, grazie, non ti disturbare. Passa tempo una vettura, io la chiamo, lei fa no. Dico via, senza paura, su montiamo e lei montò. E quando pian piano io stringevo le mani a una stanzetta di l'ultimo piano, quando l'inverno al mio cuore si stringeva, come pioveva. Piangeva. Lui che sta a vestire, chi capisce, torta non lo va da, lo compadisce. Sposi chi m'ha voluto bene a me, ya ste mesh marica, sta femmina bucciarda e dispettosa. Ma giù spartuto suona con un'amica. E chi sta amica mo, e chi la casa sposa. Non conti più, o sai c'è sta un festino e non lo porta me che a sto montone. Faccia figura e mamma fatta vino, e invece sto un cacao ubriaca e passione. Serva ancora e si è sposato a quando allora lo sposo non porta, ma se
è stata accesa a chi l'ho prima innamorato. Roselle mangio, casi caduta a cielo, non passa oggi, vaso solo in fronte come gli raggi. Roselle maggio mia, Roselle maggio. Oh, come avete mandato a chiamare? Compare, non mi sento bene, si vede? Niente di meno, si vede? Sarà così bello, com'è? È stata una bellezza. Sono in erbe a capa, tengo un'ansia. Un'ansia? Un'ansia? Avete detto un'ansia? Tengo io cura per l'ansia. Non mi preoccupare. E io perciò vi ho mandato a chiamare, compare. Oh, ma avete mandato a chiamare? Sì. Rosinella, non saccio che trema, c'è smania e sospira tuttora. Ma vita che palpite corre, un rimedio opportuno non ce vo. Ne compare, ci vorrei da queste semane che tengo io, e non posso più dormire, e non posso più dormire, ne compare, già fa. E di me, ma sono... Ci vorrei fare dormire, di della viola, che la cura che faccio mamma, di della viola, ci vorrei fare dormire, di della viola. Che l'amore che fece mamma, ti ridipo della riola. Ne compa massa cura di giovane. Niente di meno, quello vi ingrassa e vi rinforza, compare. Però la vita fa forza, perché se no piglia sotto un ragù. E spiegatevi più meglio questa cura che vuol dire. Io non voglio più soffrire, io non voglio più soffrire. Ne compa che già fa. Che sente che non si rubò? Mi sto riprendendo. Già moria, ma fammi dormire, ti ridipo della riuli, che la cura che fece mamma, ti ridipo della riuli. Già moria, ma fammi dormire, ti ridipo della riuli, che la cura che fece mamma, ti ridipo della riuli. Le mamma fosse amara sta cura. Amara, che dite? Amara. È dolce come il miele, miele. E allora mo ce lo dica, papela. A te chi ha cura, guarda bene, a te chi ha cura, sì, a te chi ha cura. E allora compare, parlate chiaro, che già fa, che mangia via, che ce va per me calma, ne compa, che già fa. E me l'ho detto già, l'ho detto già tre volte. Allora, l'ho detto prima che ha cura, grasso e rinforzo. Vi ho detto che la cura, no. Forse è meglio che lo scrivete. No, no, tengo pure la memoria. Se cacca. Dite, sta tutto qua. Sì, e poi vi ho detto che la è dolce come il miele. Sta cura tengo solo io. E ve l'ho detto, l'ho spiegato tante volte. Allora compare, e forse ho capito. Compare, voi siete un seduttore. Sì. Voi siete un tentatore. E io, povera donna, che cosa posso fare? Devo per forza soccombere alle sue voglie. Compare, sì? Che dite, ce ne vogliamo andare già? Sì. E lo diciamo a tutti quanti. Nessuno ci vede, ma speriamo sì. Compare, andiamo. 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 Tiri dip della riuli, che la cura che fece mamma. Tiri dip della riuli.